Buon pomeriggio che vi arriva da Filippo Gherardi. Quella che ci apprestiamo a commentarvi è la super sfida della nonna giornata del campionato di Serie A femminile, una contro l'altra. Mozzanica e Verona, le due squadre hanno già iniziato a sfidarsi sul rettangolo di gioco. Allora seguiamo subito questa azione con Pirone dentro l'area di rigore, grandissima parata di Gritti, inizio super della super sfida dell'impianto comunale di Mozzanica tra la prima e la seconda della classe, con questa grande occasione per Valeria Pirone che ha esaltato oltremodo i riflessi di Gritti. Siamo già dall'altra parte, un attimo di pausa anche per andarvi a leggere ovviamente le formazioni, ma si aspettava una partita brillante, lo è stato fin dai primissimi secondi. E allora andiamo con le formazioni: Gritti con l'1 per il Mozzanica, poi a seguire Rizza, Zanoletti, Stracchi, Schiavi, Locatelli, Masson, Galli, Giacinti, Scarpellini e Giuliano. Intanto attenzione qua, Masson traversone ma sventola la bandierina, quindi gioco interrotto. In panchina a disposizione Nazarena, Grilli, Cappelletti, Dossi, Tonani, Cervi, Cambiaghi, Rizzon e Iannella. Dall'altra parte agli ordini di Renato Longega, queste le scelte del tecnico veronese. Ostrom in porta che si appresta a battere questo calcio di punizione, poi Ledri, Carissimi, Di Criscio, Pirone, Gabbiadini, Bonetti, Fuselli, La Terza, Squizzato e Salvai. In panchina Harrison, Zorzi, Ramera, Ambrosi, Soffia, Baldo e Belfanti. Il direttore di gara è il signore Dario Madonia di Palermo, gli assistenti Andrea Camisa di Sesto San Giovanni e Stefano Semplici di Abbiate Grasso. Sbrigate le formalità iniziali, possiamo di nuovo concentrarsi sulla partita, come detto una contro l'altra. Le prime due della classe, il Mozzanica guida la classifica dopo 8 giornate con 22 punti all'attivo, seguito a quota 21 dal Verona, terzo posto proprio il Brescia 19 e la Fiorentina 17. Un campionato emozionante, un campionato che rischia davvero di vivere 90 minuti importanti, se non quasi determinanti per il proseguo dello stesso. Nel frattempo fallo subito da Valentina Giacinti, il fallo commesso da Ledri, quindi calcio di punizione a favore del Mozzanica. Valentina Giacinti, 18 gol in 8 partite, assolutamente un fattore di questa prima parte di stagione, non solo per il Mozzanica ma in generale per il calcio femminile italiano. La giovanissima attaccante bergamasca, che davvero numeri alla mano, sta riscrivendo la sua storia personale ma anche quella ovviamente delle graduatorie delle migliori marcatrici di questo campionato. Nel frattempo calcio di punizione, si incarica di battere un'altra protagonista di questo inizio di stagione super della compagine Nazarena Grilli, vale a dire Emanuela Giuliano, tutto pronto per l'esecuzione. Bisognerà capire se la numero 23 andrà in porta oppure al centro dell'area di rigore. Parte Giuliano con il destro, pallone dentro l'area di rigore, prova una deviazione sotto misura Rizza, se non abbiamo visto male, pallone che scivola sul fondo e quindi si ripartirà con una rimessa in gioco che andrà a battere Ostrom. Un punto in classifica, come detto, separa il Mozzanica dal Verona, quando alle spalle ci sono soltanto 8 giornate, quando ne mancano ancora 3, compresa quella che vi stiamo commentando alla fine del girone d'andata, quando ovviamente le avversarie non mancano, Brescia e Fiorentina in primis, pronte ad approfittare di un possibile passo falso di una delle due o perché no anche di entrambe ovviamente in questo big match. Contemporaneamente infatti il Brescia gioca in casa contro il Tavagnacco, mentre la Fiorentina ospita il Sud Tirol, due gare sicuramente alla portata, anche se quella del Brescia contro il Tavagnacco tutto fuorché da sottovalutare. Nel frattempo torniamo però live sulla telecronaca, lancio in verticale ancora per Valentina Giacinti, si rinnova il duello con Ledri che protegge il pallone fino alla linea di fondo. Giacinti prova a toccare, ci riesce anche in qualche modo la sfera ma non riesce a controllarla, quindi rimessa in gioco che andrà a battere Ostrom. Dicevamo appunto inizio di stagione importantissimo per le due squadre, certificato anche dai numeri: 36 gol all'attivo per il Mozzanica, addirittura 48 per il Verona, 8 solo subiti per la compagine di Nazarena Grilli, 10 per quello di Renata Longega. Numeri da fatto da capoliste, numeri da regine o pretendenti ad essere tali di questo campionato. Intanto Campanile adesso scodellato in verticale, duello a centrocampo tra Scarpellini e Carissimi, mette giù il pallone la numero 14 della compagine del Verona, poi riparte ancora in verticale la compagine veronese.
Frenoso, ma viene contratta sulla linea di fondo. Ma Melania Gabellini allora è rimessa in gioco con le mani sulla corsia di sinistra, cerca un movimento di una compagna di squadra e poi lancio in verticale per Bonetti, che addomestica il pallone con grandissima eleganza. Palla in verticale di Salvai a cercare Pirone, che prova un numero, ci riesce ancora Pirone con il destro e ancora Gritti. Sono loro due le grandi protagoniste di questo inizio di partita. Attenzione, la palla rimane buona, Bonetti litiga un po' con il terreno, poi arriva Di Criscio, si immola una giocatrice del Mozzanica, ma la palla ancora tra i piedi del Verona con Salvai che scodella in verticale. Gritti in anticipato da Gabbiadini, in qualche modo si salva la compagine padrona di casa con Locatelli che spedisce la sfera direttamente sul fondo. Che inizio del Verona, che inizio da parte di Valeria Pirone, grande protagonista in questi primi minuti di partita, esattamente 5 sul cronometro, ben due conclusioni entrambe sventate dai riflessi di Gritti, che si conferma, numeri alla mano, ma non solo, una delle migliori portieri, una dei migliori portieri di questo campionato. Attenzione, tiro dalla bandierina, il primo del Verona direttamente in porta, Gritti lo fa suo senza troppe difficoltà, ma qualche istante fa davvero un'ennesima grande dimostrazione di istinto e di riflesso dell'estremo difensore del Mozzanica sulla conclusione di Valeria Pirone. Di Criscio gestisce questo pallone, gli passa davanti in qualche modo Mason, che poi finisce a terra subendo il fallo di Di Criscio. Ma se, ripetiamo, ci si poteva aspettare un inizio di partita a velocità massima, così è stato qui a Mozzanica. Scarpellini, apertura sulla destra, insegue questo pallone Galli e riesce in qualche modo a raggiungerlo duellando con la terza, poi palla dentro, traversone di Locatelli, ancora allontana in qualche modo la retroguardia del Verona, ancora Galli dalla destra mette sul secondo palo lungo per Giacinti, riesce a controllare il numero 9 del Mozzanica, conclusione che si perde sopra la traversa. Bella giocata di Giacinti, che è andata a raccogliere un pallone che sembrava perso di fatto per le trame offensive del Mozzani, che poi è riuscito a controllarlo oltre che a calciarlo verso la porta di Ostrom. Inizio davvero incredibile di partita, pericolosissima il Verona in due circostanze con Pirone, ma il Mozzanica sembra assolutamente tenere il campo. Ostrom rimessa a gioco dal fondo, all'altezza del centrocampo, ancora duello aereo tra Carissimi e Scarpellini, poi Di Criscio in qualche modo a tamponare, Mason appoggio dietro, ma finisce con intercettare il pallone Bonetti, che può far ripartire il Verona. Apertura sulla destra per Silvia Fuselli, grandissimo inizio di stagione per Fuselli da un punto di vista strettamente realizzativo. Prova il numero Pirone su Locatelli, che però fa buona guardia, ora può ripartire il capitano del Mozzanica, che fa correre sulla sinistra Giacinti, è in vantaggio Salvai che si appoggia dietro verso Ostrom, insegue il pallone Giacinti, deve affrettarsi a rilanciarlo Ostrom, e poi attenzione, un rischio clamoroso qua da parte di Squizzato, allontana poi in qualche modo ancora Salvai, palla in verticale francobollata dal Mozzanica. Giuliano finisce col perdere le palle, allora l'altro numero 23 Salvai ne approfitta per rimpostare di fatto per il Verona. Squizzato col mancino, apertura sulla sinistra a chiamare in causa la terza, che poi fa correre Gabbiadini che se ne va via con un guizzo, ancora Melania Gabbiadini, si accentra il capitano della nazionale, palla in verticale per Bonetti, alza la testa la numero 10, prova un dribbling, il secondo, partita di un'intensità incredibile in questi primi minuti. Giuliano, siamo già dall'altra parte con Scarpellini che può aprire sulla destra dove si è proposta Mason, centralmente c'è Giuliano, Mason salta un'avversaria che finisce col stenderla, arriva l'intervento del direttore di gara oltre che quello falloso di Laterza, e quindi calcio di punizione a favore del Mozzanica quando siamo 8 minuti sul cronometro. Risultato fermo ancora sullo 0-0, ma partenza davvero incredibile di questa partita, della super sfida della nona giornata del campionato di Serie A femminile. Calcio di punizione adesso che va a battere da posizione di destra, se non vediamo male Zanoletti è qua a sinistra, quindi sarà Rizza con molta probabilità ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione, scodellato a ridosso dell'area di rigore del Verona, allontana in qualche modo, anzi in doppia battuta Salvai, palla in verticale, Pirone riesce a spizzare di testa per Bonetti, a campo la numero 10, attenzione ancora Bonetti, può puntare un'avversaria, ancora Bonetti si allunga in spaccata, davvero provvidenziale l'intervento di Stracchi in fase di interdizione, bravissima davvero Stracchi a togliere questo pallone dai piedi di Bonetti qualche istante fa, però molto brava anche Valeria Pirone a prolungare di testa per la compagna di squadra. Fuselli prova l'aggancio, non ci riesce, allontana il Mozzanica dove praticamente però non ci sono giocatrici in maglia bianco-blu. Ostrom gestisce questo pallone, lo scarica verso Squizzato, sarà lei a rimpostare l'azione per il Verona, ancora Squizzato con il mancino, tutto col mancino, pallone in verticale, colpo di testa provato da Rizza, la palla rimane ancora là, buona per il Verona, Carissimi verso Gabbiadini, una sorta di body check da parte di Rizza, la palla è riconquistata allora dal Mozzanica che può rimpostare
con Schiavi che a sua volta lancia in verticale uscendo leggermente dal nostro raggio visivo, la palla gestita adesso da Carissimi in orizzontale, fase abbastanza concitata adesso di Criscio, interviene a gamba tesa ai danni di Stracchi se non abbiamo visto male, quindi calcio di punizione a favore del Mozzanica che Schiavi batte subito, sembrano davvero non voler perdere un istante di troppo le due compagini. Zanoletti verticale verso la numero 8 Galli che si accentra, serie di fitta ancora Galli, appoggio dietro per Giuliano che prova un numero di prestigio su Carissimi, poi allontana Di Criscio che probabilmente subisce anche fallo, ma il direttore di gara fa correre Schiavi, apertura sulla destra ancora verso Rizza, pallone però imprendibile, tanto credo sia rimasta a terra Di Criscio che a nostro personalissimo parere aveva subito un calcio da un'avversaria, il direttore di gara però ha deciso di non intervenire. Fuori dalle nostre immagini Di Criscio, ma è lei di fatto la giocatrice che si è attardata a terra per un colpo subito qualche istante prima. Eccola qua che si rialza ed entra anche nel nostro raggio visivo claudicante Federica Di Criscio, una delle giocatrici che prenderà parte nei prossimi giorni allo stage convocato dal commissario tecnico Antonio Cabrini, 2 giorni e mezzo di fatto di test fisici e tecnici per le sue ragazze, per le ragazze ovviamente della nazionale italiana. Tra le giocatrici impegnate in questa super sfida di Mozzanica, oltre a Di Criscio, sono state convocate anche Stracchi per il Mozzanica, Carissimi sempre per il Verona, Giuliano per il Mozzanica tra le centrocampiste, mentre invece tra gli attaccanti ovviamente immancabile, oltre a Valentina Giacinti, il capitano Melania Gabbiadini. Gestisce palla adesso ancora il Mozzanica a centrocampo, la palla in verticale, anzi apertura sulla destra verso Fuselli, è in anticipo Zanoletti che spedisce direttamente sul fondo e allora si ripartirà con una rimessa in gioco con le mani a favore del Verona. Verona ovviamente che è reduce dal passo falso con il Brescia nella gara che vi abbiamo trasmesso in diretta esattamente 7 giorni fa, prima sconfitta, tanto conclusione qua di Bonetti che termina docile tra le braccia di Gritti, prima sconfitta per la squadra campione d'Italia in carica, fino a quel momento praticamente perfetta con 7 vittorie in altrettante partite. Il Mozzanica di vittorie ne ha realizzate anche lei 7, ma anziché una sconfitta ha subito un pareggio. Di fatto dopo la vittoria del Brescia allo stadio Olivieri di 7 giorni fa, il Mozzanica è rimasta l'unica squadra imbattuta di questo campionato. Lancio in verticale ad innescare Giacinti, Ostrom la fa sua in uscita, protetta anche da Salvai. Intanto va analizzato un attimo lo schieramento tattico scelto da Lonzeca con Di Criscio che di fatto si posiziona davanti alla difesa e quindi coppia centrale in difesa composta da Salvai e Squizzato con sulle fasce da una parte Ledri, dall'altra la terza. E quindi di fatto Di Criscio davanti alla difesa ad infoltire un centrocampo rinforzato a sua volta, oltre che da Carissimi, anche da Fuselli e appunto dal, ovviamente le trame in fase di ripiegamento sia di Gabbiadini che di Bonetti, lasciando Pirone spesso e volentieri come vertice alto e unico appunto dell'attacco veronese. Dall'altra parte invece sembra un po' più organizzata, mettiamolo così, la visione tattica di Nazarena Grilli, non che quello di Longega non lo sia, con una difesa a 4 quando si tratta di ripiegare, è una sorta di centrocampo a rombo con Giuliano vertice alto come spesso succede in appoggio da letteralmente da trequartista, la numero 23 in appoggio alla coppia composta da Giacinti e Mason. Carissimi, lancio in verticale, buono qua la lettura da parte di Rizza che poi può allontanare con il destro, pallone che termina direttamente sul fondo anche sulla pressione di Melania Gabbiadini. Melania Gabbiadini che allarga le braccia all'indirizzo del direttore di gara, non ravvisava forse una sua deviazione, quindi pretendeva una rimessa in gioco con le mani. Continuano le proteste del capitano della GSM Verona. Eccola qua ancora Rizza, quadrature strette nel frattempo che ci permettono di valutare ancora più nel dettaglio i singoli movimenti. Scarpellini con il mancino fa correre sulla sinistra verso la numero 8 Gallica, a sua volta fa correre verso Zanoletti, ancora Zanoletti, traversone al centro, interviene con il petto Fuselli in fase di ripiegamento. Dicevamo grandissimo inizio di stagione per Silvia Fuselli, quarta miglior realizzatrice del nostro campionato alle spalle di Valentina Giacinti, Tatiana Bonetti. E poi no, scusatemi, terza migliore realizzatrice perché sta davanti anche Patrizia Panico, 11 gol all'attivo fino a questo momento per l'ex giocatrice della Torres. Nel frattempo calcio d'angolo a favore del Mozzanica, batte Manuela Giuliano, movimento all'interno dell'area di rigore del Verona, vediamo appunto la traiettoria della numero 23, chi andrà a pescare nell'area di rigore. Scaligera, cross in mezzo, allontana in estirata addirittura Bonetti se non abbiamo visto male, adesso può ripartire Ledri in proiezione sulla corsia di sinistra, palla in verticale a cercare Gabbiadini che è rimasta vertice alto, si propone al centro Pirone, si propone soprattutto sulla sinistra Ledri, arriva in scivolata Stracchi che toglie l'ennesimo pallone della sua partita da un'avversaria, partita fin qui brevissima per la numero 4 del Mozzanica ma già un paio di interventi davvero degni di nota. Critti arriva fino a ridosso del limite dell'area di rigore per rilanciare questo pallone in avanti,
prolunga di testa Scarpellini. Mason attaccata alle spalle, ovviamente un ex Marta Mason è andata via 2 anni fa, o meglio 2 stagioni fa, l'anno scorso il primo anno con il Mozzanica, 2 stagioni fa era ancora protagonista con la maglia del Verona. La giocatrice che ha fatto vedere cose importantissime sulle rive dell'Adige. Pallone adesso gestito da Scarpellini, che prova a far correre sulla destra per Rizza. Riesce a raggiungere questo pallone, traversione al centro di Criscio, da autentico difensore aggiunto. La palla però ancora buona per il Mozzanica. Giacinti lo gestisce 1-2 con Mason. La sfera rimane là, Mason è stirata. Grandissima parata di Ostrom. Rimane a terra Valentina Giacinti, che ha chiuso la triangolazione con Mason, che poi si è trovata anche con un pizzico di fortuna la palla tra i piedi per poter calciare verso la porta avversaria. È stata bravissima Ostrom. Quando siamo al 15° minuto in corso, si segnala anche di fatto il primo intervento da parte dell'estremo difensore del Verona, che si è salvata con i piedi sulla conclusione in spaccata di Mason. Tanto si ripartirà con una rimessa in gioco con le mani, in attesa ovviamente di avere l'ok da parte di Valentina Giacinti, che è rimasta a terra. Ancora qualche istante prima di riprendere le ostilità. Giacinti comunque sembra assolutamente in grado di proseguire. Tra i 500 spettatori presenti qui all'impianto comunale di Mozzanica, in tribuna anche il commissario tecnico della nazionale Antonio Cabrini, che abbiamo tirato in ballo qualche istante fa in merito allo stage che partirà proprio domani sera, domenica di fatto, e che si prolungherà per i prossimi 2 giorni e mezzo a Coverciano. Però adesso gestito la Stracchi, che prova a triangolare con Giuliano, intercettata la palla dalle giocatrici del Verona, che possono ripartire con Di Criscio, palla in verticale. Pizzico di curiosità, come spesso succede quando si trova una giocatrice in una posizione del campo non proprio consona alle sue canoniche abitudini, in questo caso Federica Di Criscio nel ruolo di playmaker basso, una scelta tutto sommato che può starci, giocatrice dotata di grandissima lettura tattica, e per questo forse anche Renato Longega ha deciso di applicarla anche in questo ruolo. In panchina non mancherebbero le alternative in quella posizione del campo, primo fra tutti Ramera, ma anche Baldo per intenderci. Fatto sta che oggi Longega ha scelto Di Criscio, ancora Di Criscio con il mancino che si appoggia verso Gabbiadini, si indietreggia il capitano del Verona, squizzato col mancino ad aprire sulla sinistra verso l'inserimento di La Terza, si rinnova il duello con Rizza, alla meglio di fatto la numero 18 del Verona, l'ultima a toccare è il terzino destro del Mozzanica, e quindi rimessa in gioco con le mani a favore della GSM, La Terza con le mani, controllo di Bonetti, si è leggermente rallentata la partita dopo dei primi minuti davvero ad altissima velocità, con due grandi occasioni capitate a Valeria Pirone da una parte, dall'altra una conclusione, entrambi i casi bravissima Gritti a opporsi, dall'altra parte una conclusione di fatto inventata dal nulla da Valentina Giacinti, che termina sopra la traversa, e poi qualche istante fa la conclusione di Marta Mason respinta da Ostrom. Nel frattempo ritorniamo live, qua scivola Zanoletti che di fatto concede una rimessa in gioco con le mani a favore della GSM Verona. Campo, come state vedendo anche voi su questa inquadratura stretta, tutto sommato in condizioni accettabili, anche se essendo un terreno di gioco in erba naturale presenta delle imperfezioni. Salvai squizzato, giornata invece più che ideale per giocare a calcio, ovviamente si inizia a far sentire il freddo anche e soprattutto da queste parti dell'Italia, ma insomma il sole splende qui sopra l'impianto di Mozzanica, le condizioni davvero sono ideali per disputare una partita di pallone, una gara che ritenere determinante e decisiva sarebbe davvero un azzardo, mancano troppe giornate, ne mancano ancora 2 alla fine del girone d'andata, figuratevi ovviamente per tracciare un bilancio di questo campionato, però quello che hanno fatto vedere fino a questo momento Mozzanica e Verona, certificato anche dalla classifica, può davvero significare tanto alla fine di questi 90 minuti, capire chi delle due di fatto può avanzare una seria candidatura per il ruolo di lepre, se non altro, di questo torneo. E poi ripetiamo, alle spalle ci sono Brescia e Fiorentina, che oggi hanno una ghiottissima occasione, visto appunto questo scontro diretto, per recuperare posizione rispetto alle primissime. Carissimi, finisce col perdere il pallone, lo recupera Scarpellini duellando con l'altro numero 10 Bonetti, poi palla in verticale, non si aziona però sulla fascia destra Mason, Giacinti rimprovera qualcosina alla sua compagna di squadra, avrebbe voluto la palla al centro, la numero 9 del Mozzanica, 18, ripetiamo, 18 gol all'attivo per Valentina Giacinti queste prime 8 giornate di campionato, una media straripante per la numero 9 del Mozzanica, che durante l'ultima estate è stata avvicinata a diversi club anche stranieri, ha scelto di rimanere per una causa ben precisa, quella di portare
la compagine bergamasca innanzitutto in Europa e perché no naturalmente anche davanti a tutte in Italia. Faccio in verticale di Grilli, Giuliano attaccata alle spalle da Di Griscio, di testa Zanoletti, poi prolunga Galli, la palla in verticale di Giuliano, 1-2, splendido con Giacinti, ottimo il fraseggio qua del Mozzari, ancora Giuliano fa correre di prima verso Giacinti, un gioco di prestigio della numero 23, poi Ledri in fase di interdizione, Giacinti si accontenta, direi fa più che bene, di un calcio d'angolo guadagnato tutta tecnica da parte del Mozzanica. Giuliano e Giacinti quando hanno la possibilità di dialogare palla a terra parlano praticamente la stessa lingua. Un innesto importantissimo quello di Manuela Giuliano tra le file della compagine nazarena Grilli e un impatto direi più che positivo per quest'ultima che adesso va a battere la bandierina, il secondo calcio d'angolo della partita per il Mozzanica. Parte Giuliano con il destro dentro l'area di rigore, troppo lungo per tutti, in questo caso non proprio una scelta ottimale in termini di esecuzione. Carissimi alza la testa sventagliata sulla corsia di destra verso Fuselli che riesce a raggiungere questo pallone duellando con Schiavi che poi in qualche modo prova a togliere la palla a Bonetti, ma attenzione ancora a Bonetti che può puntare la difesa avversaria. Bonetti col mancino, apertura verso Gabbiadini all'interno dell'area di rigore, ancora Gabbiadini in seconda battuta la chiude in maniera puntuale perfetta Locatelli che adesso può uscire palla a piede, l'altro capitano rigiornata, uno ovviamente Mariana Gabbiadini, l'altro è Locatelli che adesso prova a azionare Giacinti, fa buona guardia Squizzato, ancora Giuliano, apertura sulla sinistra verso Galli che si propone in fase offensiva, scarica ancora centralmente per Giuliano, è rimasta a terra una giocatrice del Mozzanica, ci sembra ancora una volta Valentina Giacinti in grado, no scusatemi, sì Valentina Giacinti se non vediamo male, si sta allacciando lo scarpino e può tranquillamente riprendere a giocare. Qua intanto la fase di interdizione della terza che riparte, palla al piede in verticale verso Bonetti, 1-2, sfida ancora Schiavi, ancora Bonetti, serie di finte, si accentra, palla sul mancino, poi ancora una serie di finte, prova un movimento di una compagna, la trova nella terza ma allontana in fase di interdizione Locatelli, può ripartire Scarpellini in verticale verso Giacinti, si affida tantissimo a questi lanci in verticale il Mozzanica che dovrebbe invece forse giocare un pochino più palla a terra, ma spesso si supera di fatto una porzione di campo con questi lanci in verticale o dalla linea difensiva o spesso e volentieri dal cerchio di centrocampo. Abbiamo visto però qualche istante fa con la triangolazione tra Giuliano e Giacinti, se gioca palla a terra Mozzanica può portare dei problemi alla GSM Verona, affidarsi costantemente a questi lanci in verticale rischia di rivelarsi un po' troppo scontato e prevedibile per la retroguardia veronese. Nel frattempo qua si perde sul fondo l'iniziativa da parte di Manuela Giuliano e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo che va a battere Stefani Holmström, protagonista nei giorni scorsi anche sui social per una direi più che curiosa dichiarazione di matrimonio, richiesta di matrimonio arrivata nei suoi confronti. Auguri ovviamente anche da parte della redazione di Professione Calcio all'estremo difensore della GSM Verona. Stracchi di testa, Zanoletti in verticale verso Galli che a sua volta fa correre per Giacinti. Eccolo il possesso palla che dicevamo prima. Se gioca di prima e soprattutto palla a terra, Mozzanica può creare degli spazi all'interno della retroguardia del Verona. Holmström con il destro, lancio in verticale, Di Griscio di testa. Si appoggia dietro verso Ledri che a sua volta gioca di prima verso Bonetti che di prima ancora appoggia per Ledri. Pirone tutto molto bello, poi Bonetti non riesce ad arrivare su questo pallone favorendo il recupero di Galli. Zanoletti lancio in verticale, 23esimo in corso, risultato ancora fermo sullo 0-0. Bonetti col mancino si appoggia dietro per Ledri che a sua volta verticalizza verso Fuselli che scarica ancora centralmente per Bonetti che come al solito con un guizzo se ne va, apertura sulla sinistra a cercare il movimento di la terza che a sua volta fa correre per Carissimi che fa scorrere con un velo, non l'ha capita però in questo caso Gabbiadini, bella l'intuizione di Carissimi, Stracchi scivola e la palla è nuovamente recuperata dal Verona con la terza che si appoggia dietro in qualche modo verso Di Griscio, poi arriva la segnalazione del direttore di gara, il fallo è di la terza ai danni di Scarpellini mentre invece la numero 18 del Verona pretendeva un fallo ai suoi danni. Fatto sta che si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Mozzanica, subito battuto da Schiavi, che apre sulla destra verso Rizza, che verticalizza per Masson. Puntata dalla terza, se ne va con un guizzo Masson, ancora Masson, traversione dentro l'area di rigore, pallone che termina sul fondo, grandissimo numero però di Marta Masson sulla corsia di destra. Lo scorso anno Nazarena Grilli e il Mozzanica non hanno avuto a disposizione Masson per diverse settimane, causa ovviamente i noti problemi di natura fisica per l'ex giocatrice appunto del Verona. Quest'anno sta lentamente ritornando un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico bianco-blu, fino a questo momento 4 gol all'attivo,
per la numero 7 del Mozzanica. Va anche detto che secondo alcuni, e tutto sommato è una chiave di lettura che può anche starci, l'assenza di Mason ha in qualche modo responsabilizzato e fatto crescere enormemente Valentina Giacinti da un punto di vista di profilo realizzativo. E non è un caso infatti che proprio da quando si è fatta male è venuta a mancare la propria compagna di reparto, da quel momento in poi e fino ad oggi fondamentalmente Giacinti già lo scorso anno ha iniziato a segnare con una regolarità straripante. Ledri, palla in verticale con il destro a cercare Fuselli, attaccata alle spalle da Zanoletti, forse una botta anche ricevuta da Silvia Fuselli che rimane a terra. L'ultima a toccare per è stata proprio la numero 11 del Verona, che si rialza dolorante, giocatrice toscana di origine, trascorsi importanti, primo fra tutti con la maglia della Torres, esperienze significative oltre che campionati vinti, esperienze significative anche in Champions League. Giuliano gestisce palla a proposito di ex giocatrici della Torres, ancora Giuliano, dialoga con Mason, si porta palla sul destro, poi prova la verticalizzazione per Mason, ma è questo quello che deve fare Emanuela Giuliano, la trequartista alla Totti, come poche ce ne sono nel calcio femminile italiano. Se ne è accorto ovviamente oltre che Antonio Cabrini anche i tifosi azzurri. Non a caso a inizio gennaio, a inizio di questo 2016 o comunque a fine 2015, decidete voi, è stata votata con il pallone azzurro come miglior giocatrice o comunque giocatrice preferita dei tifosi della nazionale. Attenzione, palla in verticale, squizzato, si allunga quel tanto che basta per sporcare il passaggio destinato a Mason. Sfera quindi che termina sul fondo. Dicevamo, Manuela Giuliano, secondo pallone azzurro della storia di fatto, questo premio che è stato avviato lo scorso anno e che in ambito femminile ha visto il trionfo nel 2015 di Martina Rosucci, riferita alla stagione 2014, e a inizio 2016, quindi quest'anno, la vittoria di Manuela Giuliano, riferita ovviamente alla stagione 2015, come miglior giocatrice tra le tante che hanno indossato nell'ultimo anno solare la maglia della nazionale italiana. Per dare un riferimento, Manuela Giuliano è stata votata pallone azzurro al pari di Marco Verratti in ambito maschile, precedendo in classifica la stessa Martina Rosucci e Melania Gabbiadini, che invece nell'Oscar del calcio 2015 è stata votata per il terzo, se non ricordo male, anno consecutivo miglior giocatrice in assoluto. Quindi premi davvero che si rincorrono anche in ambito femminile, a dimostrazione del livello tecnico della partita odierna. Pallone azzurro e miglior giocatrice, entrambe in campo in contemporanea, una da una parte, una dall'altra. Mason, appoggio per Scarpellini che pensa anche al tiro, poi in qualche modo gli si oppone proprio Melania Gabbiadini in fase di ripiegamento. La palla però è ancora buona per il Mozzanica, che adesso sembra aver ritrovato il pallino del gioco. Stracchi con il destro, traversone dentro l'area di rigore, la palla rimane là a ballonzolare dentro l'area del Veronese, fuori gioco di Giacinti con molta probabilità. È arrivata la segnalazione, avevano stretto troppo le nostre telecamere in questo caso, ma abbiamo avuto una panoramica completa. Fatto sta però, si ripartirà con calcio di punizione, ora sicuramente segnalata una posizione di offside ai danni di Valentina Giacinti. Eccola qua Ostrom che andrà a battere questo calcio di punizione. 10 gol al passivo fino a questo momento per il Verona. La terza miglior difesa dopo quella del Mozzanica è quella della Res Roma, che ricorda ha subito soltanto 6. Locatelli, buona la fase di lettura in fase difensiva del capitano del Mozzanica, che poi esce di gran carriera, palla al piede e verticalizza per Giacinti, che ha spazio sulla sinistra. Ancora Giacinti prova a scontrarsi di fatto con Salvai, che la contiene, che con tanta esperienza ha perso un po' il passo in questo caso Valentina Giacinti. Buona la lettura difensiva di Salvai. Scarpellini centralmente verso Mason, buona la finta di Mason che supera secca di Criscio che poi la stende. Forse qua ci poteva stare anche ci potevano stare anche gli estremi per il cartellino giallo. Nessuna ammonita fino a questo momento. Mason sta lentamente recuperando quella brillantezza, soprattutto nel primo controllo. Anche questa partita ha fatto vedere nello stretto quello che è in grado di fare la numero 7 del Mozzanica, che anche in questo frangente specifico ha mandato a vuoto di Criscio con una rapidità sbalorditiva. Talento cristallino quello di Marta Mason, ripetiamo, negli ultimi tempi spesso condizionata da una serie di sfortunati infortuni. Frattempo l'arbitro dispone la barriera del Verona, 3 giocatrici scelte da Ostrom, posizione non proprio e 2 giocatrici davanti alla barriera del Verona, perché vedete appunto
le tre con Scarpellini a disturbare, poi davanti a loro due giocatrici, Giacinti sicuramente, l'altra non la riconosciamo. Parte Giuliano con il destro, la palla si infila all'angolino e se era uno schema, vale la pena dire che è stato perfettamente riuscito da parte del Mozzanica, la conclusione di esterno, di mezzo esterno di Giuliano che si infila all'angolino, imprendibile per Ostrom, visibilmente coperta non tanto dalla sua barriera ma probabilmente da quella giunta messa da Nazarena Grilli con Giacinti e un'altra compagna che adesso non abbiamo visto. Fatto sta che l'aspetto dominante è che quando siamo al 29esimo minuto di questo primo tempo si sblocca la super sfida della nona giornata del campionato di Serie A femminile, la sblocca con una prodezza balistica Manuela Giuliano, ottavo gol in campionato per la giovanissima giocatrice ex Torres. Mozzanica 1 Verona 0, in questo momento il Mozzanica salirebbe a 24 punti in classifica, lasciando a 25 punti in classifica, scusatemi, lasciando di fatto il Verona a 21 e sarebbe sicuramente un primo e credibile tentativo di fuga di questo campionato, ma siamo ancora nel primo tempo, la partita è ancora apertissima, ora il Verona però ha necessità di riportarsi almeno in parità. Schema sicuramente ben riuscito quello del Mozzanica, l'avete visto, c'era una barriera aggiuntiva davanti a quella disposta da Stefani Ostrom, tre giocatrici in barriera per l'estremo difensore del Verona, davanti alle stesse anche due giocatrici del Mozzanica di fatto scientificamente posizionate come uno schema vero e proprio da parte di Nazarena Grilli. Verrebbe la pena davvero di andarlo a chiedere alla fine dell'intervallo al tecnico del Mozzanica se si è trattato di uno schema voluto oppure no. Fatto sta che la conclusione di Giuliano è stata sì insidiosa, ma è evidente che Ostrom l'abbia vista partire con un istante di ritardo, si è infilata all'angolino, davvero una splendida esecuzione per la numero 23 del Mozzanica. Però dalla mia postazione, dalla nostra postazione, dal nostro modestissimo punto di vista, è sembrato davvero che l'estremo difensore del Verona sia partita con un istante di ritardo, coperta probabilmente nell'esecuzione da quella barierina, passatemi questo termine, aggiunta da Nazarena Grilli con Giacinti e un'altra compagna di squadra. Ci sembrava dovesse essere Galli, ma ripetiamo, dalla nostra prospettiva non ne avevamo la certezza. Fatto sta che quel che è cambiato è soprattutto è stato il risultato con il gol di Manuela Giuliani, l'ottavo centro in 9 partite, 8 e mezzo fin qui scarse. Attenzione Gabbianini, lancio in verticale per Pirone, esce Gritti, ottavo sigillo su 9 partite scarse fin qui giocate da Manuela Giuliano. Grandissimo davvero l'impatto con la nuova maglia del Mozzanica per l'ex giocatrice della Torres, un talento cristallino, il pallone azzurro 2015 da parte dei tifosi italiani, a dimostrazione che chi segue il calcio femminile, oltre ad essere degli appassionati, sono anche degli intenditori, perché Giuliano fino a questo momento ha dei numeri diversi rispetto magari a una Melania Gabbianini, rispetto a tante altre protagoniste, la stessa Martina Rosucci che è arrivata seconda nel pallone azzurro del calcio femminile italiano. Però il talento che fino a questo momento sta mettendo in mostra la giocatrice del Mozzanica è assoluto e tante speranze di crescita del nostro movimento sono affidate anche a lei. Appena diciottenne, poco più che diciottenne, Manuela Giuliano si sta affermando come una delle giocatrici migliori del nostro campionato. Grande prolificità anche in fase offensiva, oltre che grandissima tecnica, grande esecuzione anche su palla inattiva, come ha dimostrato qualche istante fa con il gol che ha sbloccato la partita. Dicevamo, in questo momento Mozzanica 25 punti in classifica, il Verona rimarrebbe fermo a 21 e rischierebbe anche il sorpasso del Brescia, che sta contemporaneamente giocando in casa contro il Tavagnacco. Sarebbe la seconda sconfitta consecutiva per la GSM Verona, entrambe arrivate, qualora ovviamente si concretizzasse anche questa, ma manca ancora tantissimo. Sarebbe la seconda sconfitta in entrambi i scontri diretti fin qui giocati. Sarebbe una bella doccia fredda per le ambizioni di conferma, ruolo di campione d'Italia per Renato Longega e le sue ragazze, ma ripetiamo, manca ancora tantissimo, siamo soltanto al 33esimo. Gabbiadini dietro per Di Criscio che apre di prima, Rizza in qualche modo allontana con il destro, ma Sonno non raggiunge questo pallone e allora lo fa solo la terza, che si appoggia dietro verso Squizzato, che a sua volta restituisce il pallone alla terza che deve allungarsi per tenerlo in campo. Poi buono il guizzo di Bonetti che se ne va ancora sulla sinistra, no scusatemi, è Fuselli che ha cambiato fascia, appoggio dietro ancora per la terza,
centralmente per Di Criscio. In fase di interdizione Giacinti, stesa da Di Criscio. Adesso arriva il cartellino giallo, giusto direi, ai danni di Criscio. Brutto l'intervento ai danni di Valentina Giacinti, che rimane ancora una volta a terra. La terza volta che succede per la numero 9. Adesso però devono arrivare anche i sanitari del Mozzanica. Quindi arriva il primo cartellino giallo della partita ai danni di Federica Di Criscio, in assoluto fino a questo momento la più fallosa. Da un suo fallo è arrivato il calcio, si è generato di fatto il calcio di punizione che ha portato al gol di Manuela Giuliano, che fino a questo momento sta decidendo la partita. Inquadrato, eccola qua, Federica Di Criscio. Naturalmente questo cambio di ruolo la espone per certi versi a una maggiore fallosità. Tanto c'è Pirone che parla con il direttore di gara, ci sembrava che quest'ultimo stesse tirando fuori un cartellino dal taschino, ma niente di che, semplicemente un chiarimento. Pirone adesso va anche ad accertarsi delle condizioni di Valentina Giacinti. Le due erano compagne di squadra ai tempi della Carpisa-Napoli, entrambe giovanissime, Giacinti davvero molto. Entrambe però hanno lasciato un ottimo ricordo di loro alle pendici del Vesuvio. Dicevamo, la posizione in campo di Criscio, autentico playmaker basso della compagine veronese, espone la biondissima numero 6 del Verona a più falli rispetto a quanto non ne potesse commettere, non ne possa commettere in qualche modo nel ruolo di difensore centrale. In questo momento, in questa prima mezz'ora abbondante, 35 minuti di gioco, è stata in assoluto la più fischiata da parte del direttore di gara, Federica Di Criscio. Suo il primo cartellino giallo, suo il fallo che ha portato al calcio di munizione di Manuela Giuliano. Fuselli, che ha cambiato fascia ufficialmente a sinistra, quindi bisogna capire chi si è allargata qui sulla destra. Probabilmente Melania Gabellini, la vedete appunto. No, il centro, scusatemi, è Federica Di Criscio con il 6. Gabellini al momento non rientra nei nostri teleschermi. Bisognerà capire chi ha di fatto sostituito Fuselli qui sulla destra come raggio d'azione, visto che quest'ultima andrà a sinistra. È proprio Melania Gabrini che vede adesso qua proporsi palla in verticale di Carissimi verso Pirone, che ha spazio per allargarsi, traversone al centro a cercare proprio Gabrini, che stringeva la destra, esce Gritti e la fa sua senza troppe difficoltà. Rimette in gioco con le mani l'estremo difensore del Mozzanica, ancora all'oscuro di possibili chiamate da Antonio Gabrini. Continuano a far notizia le assenze nella lista delle convocate del commissario tecnico italiano, che se da un lato ha il merito di dar fiducia a giovanissime di talento come ad esempio Manuela Giuliano, ma non solo, dall'altro continua ad ignorare giocatrici magari un pochino più anziane, anche se non proprio vecchie, del nostro calcio. Due esempi su tutti: quello di Gritti, da un paio di stagioni ormai tra i migliori portieri, anche numeri alla mano, del nostro campionato, e quello anche di Evelyn Vicchiarello, giocatrice che rappresenta un fulcro fondamentale per la manovra della Fiorentina, della neonata Fiorentina Women, e che continua ad essere però estranea alle convocazioni di Antonio Gabrini. Attenzione adesso a Giacinti, che punta a Salvai, ancora una volta però la contiene molto bene la numero 23, che poi si rifugia in fallo laterale. Rimessa in gioco con le mani a favore del Mozzanica. Adesso ovviamente la compagine nazarena Grilli ha tutto l'interesse a far correre il cronometro. Mancano 8 minuti di fatto più eventuale recupero alla fine del primo tempo, e andare ovviamente a riposo forti di un gol di vantaggio sarebbe davvero importante per il Mozzanica. Attenzione adesso qua, Galli tiene in gioco questo pallone, sottraendolo la Ledri. Ancora Galli, se ne va con un guizzo. Attenzione Galli, traversone al centro, contrastato da Salvai. Ledri poi prova ad uscire palla al piede, ma la contiene molto bene Zanoletti. Sta crescendo, sta continuando a crescere il Mozzanica, che non sembra essersi rallentata da un punto di vista anche mentale dopo il vantaggio di Giuliano. Locatelli, a sua volta, apre in maniera armoniosa sulla destra verso Rizza. Sta davvero giocando bene la compagine nazarena Grilli, ordinata e senza concedere troppi rischi al Verona, che dopo i lampi iniziali firmati da Pirone si è via via un po' spenta in fase di trame offensive. Anche per questo probabilmente Longega ha cambiato, ha invertito le fasce a Gabbiadini e Fuselli. Lancio in verticale adesso proprio di Fuselli, che si perde però tra i piedi di Gritti. Di fatto un 4-2-3-1 adesso per il Verona, con Fuselli, Gabbiadini e Bonetti in fase centrale, quest'ultima alle spalle di Pirone e Carissimi e Di Criscio. Ecco qua, le vedete adesso anche allineate davanti alla difesa. Squizzato col mancino a cercare Fuselli, attaccata alle spalle da Rizza. Si appoggia dietro verso Carissimi, che se ne va con un primo dribbling, poi viene chiusa in fase di ripiegamento da Scarpellini.
Questo è il gioco con le mani che va a battere la terza. Intanto ci si avvicina il direttore di gara, Red Arguendo, di fatto la stessa la terza, che forse protestava per qualcosa di troppo. Poi c'è stata anche una pacca sulle spalle da parte di Nazarena Grilli. Forse uno scambio di battute ravvicinate tra la numero 18 del Verona e la panchina del Mozzanica. Adesso ancora la terza in fase di interdizione, poi squizzato, si appoggia dietro verso Ostrom. Alza la testa il portiere veronese, scodella questo pallone all'indirizzo di Ledri, che deve prolungare di testa, riesce a farlo. Gabbierini con un velo, Di Criscio in ritardo, e qua rischia tantissimo Federica Di Criscio. Fallo in ritardo su Galli, sta rischiando tantissimo, scusate, la numero 6 del Verona. E adesso Giacinti glielo va a far presente al direttore di gara, il signor Madonia di Palermo. Si è giocata un bonus significativo la numero 6 del Verona, unica già ammonita, con questo intervento in ritardo che poteva costargli il secondo cartellino giallo, e lì sì che sarebbe diventata già molto dura per il Verona, che non solo si sarebbe ritrovata sotto di un gol ma anche sotto di una giocatrice. Attenzione adesso a Giacinti, che addomestica la palla un po' come una sorta di foca. Viene segnalata però la posizione irregolare della numero 9 del Mozzanica. Come al solito ha corso tantissimo in questo primo tempo la capocannoniera del nostro campionato. Ostrom con il destro, lancio in verticale, cercare una compagna di squadra, prova a trovare Bonetti, che però concede qualche centimetro agli avversari. La palla recuperata dal Mozzanica, lancio in verticale ad innescare Mason, squizzato, campanile direttamente sul fondo, rimessa in gioco con le mani a favore del Mozzanica. Entriamo negli ultimi 5 minuti di recupero di questo primo tempo. Risultato ancora di 1-0 a favore del Mozzanica. Decide la rete di Manuela Giuliano su calcio di punizione. Una perla davvero determinata anche da uno schema impostato in fase di, se non altro, visualizzazione della palla da parte del Mozzanica, con quella barierina aggiuntiva alla barriera già allestita da Ostrom, e che, ripetiamo, a nostro parere ha fatto vedere all'ultimo momento la palla, comunque in ritardo la palla, all'estremo difensore del Verona, che si è allungato sulla sua sinistra, ma con qualche istante di ritardo determinante per far sì che la sfera di Giuliano terminasse in fondo alla rete. Squizzato col mancino, lancio in verticale, gestisce palla Rizza. Ah, grandissimo numero di Scarpellini, che se ne va con un guizzo, poi scarica centralmente per Mason, che però ha lasciato sul posto di fatto Giuliano, convinta che potesse essere quest'ultima a gestire il pallone. Stiamo ripensando davvero allo schema su punizione che ha ridotto il campo visivo a Ostrom. Sarebbe da chiederlo davvero a Nazarena Grilli. Fatto sta che se era uno schema voluto è perfettamente riuscito. Attenzione adesso a Pirone, che scarica centralmente per Bonetti, poi stracchi in uscita. Fallo subito da parte di Giuliano, da parte di Fuselli, che si lamenta anche col direttore di gara, anzi si lamenta verso la panchina. Grilli forse ha detto qualcosa ai danni di Fuselli, il tecnico del Mozzanica. Avete visto Fuselli allargare le braccia verso il mister avversario, quasi a voler certificare la propria buona fede. Intervento falloso ma non cattivo. Lancio in verticale, Mason prolunga di testa, contrastata però da un difensore avversario. Ancora Scarpellini, gestisce benissimo anche questo pallone, finendo col subire fallo. Quindi calcio di punizione a favore del Mozzanica, un'altra giocatrice che sta crescendo ogni settimana sempre di più. È la numero 10 Scarpellini per il Mozzanica, giocatrice fondamentale nello scacchiere tattico della scompagine Nazarena Grilli, dotata di grandi mezzi fisici, lunghissime falcate, ma anche di un'ottima intelligenza, un metronomo di centrocampo di primissimo livello. Magari Cabrini in tribuna starà valutando anche lei come possibile integrazione all'attuale roster di giocatrici che abitualmente il tecnico, o meglio il commissario tecnico della nazionale italiana, convoca. Attenzione adesso a Bonetti, l'altro numero 10. Può partire Tatiana Bonetti, a campo per avanzare. Ancora Bonetti in verticale per Gabbierini, che ha un controllo difettoso. Ancora Gabbierini, palla sul mancino, dentro per Bonetti, che di testa spedisce la palla alle spalle di Gritti in elevazione. Splendida giocata,
tutta di prima sull'asse Bonetti-Gabbiadini e poi quest'ultima perfeziona un cucchiaio che Bonetti di testa con un perfetto campanile al 43esimo minuto, a due dalla fine del primo tempo, spedisce alle spalle di Gritti, 15esimo sigillo stagionale in campionato per Tatiana Bonetti, ma cosa ancora più importante, risultato che torna in parità, Mozzanica 1, Verona 1, tutto da capo, tutto da rifare per la compagine nazarena Grilli. Ci ha abituato a questi colpi Tatiana Bonetti già lo scorso anno, giocatrice non proprio dotatissima da un punto di vista di mezzi fisici e soprattutto in termini di altezza, ma con una scelta del tempo impeccabile quando si tratta di impattare di testa il pallone, e lo ha dimostrato anche in questo caso, ma grandissimo merito ovviamente anche a Melania Gabbiadini, che ha aspettato, ha ricevuto la palla da Tatiana Bonetti, ha aspettato che quest'ultima gliela chiamasse alle spalle e poi con uno scavetto chirurgico gliel'ha proprio posizionato sulla testa. Imprendibile davvero l'esecuzione balistica della numero 10 del Verona anche per Gritti, ma attenzione alla reazione del Mozzanica con Giuliano che scarica centralmente. Ora la partita rischia davvero di diventare bellissima, conclusione provata da Scarpellini col Mancini, che col Mancino che termina sul fondo. Sarebbe stato fondamentale per il Mozzanica arrivare a riposo forte di un gol del vantaggio, è fondamentale per il Verona aver trovato il pari proprio a ridosso dell'intervallo. Gol pesante quello di Tatiana Bonetti, il 15esimo in campionato, si avvicina per il momento a Valentina Giacinti. Intanto qua Ostrom rischia tantissimo sull'attacco proprio di Giacinti, che forse vuole ristabilire le distanze non solo nel punteggio tra Verona e Mozzanica ma anche nella classifica marcatori tra lei e Bonetti. Fatto sta che il Mozzanica ritorna a 23 punti, sale a 22 il Verona, si ripristina l'unico punto di differenza tra le due squadre in classifica. Davvero brava Tatiana Bonetti, questo colpo di testa l'anno scorso è diventata una piacevole costante nella cavalcata che ha portato il Verona al tricolore a fine campionato. Il gol di Tatiana Bonetti anche nel gioco aereo, alcuni davvero belli, altri importantissimi per il numero 10 del Verona. In questo anno si sta davvero trasformando nell'autentico uomo in più, donna in più, decidete voi, di questa squadra. Miglior realizzatrice, sta raccogliendo numeri alla mano l'eredità lasciata da Patrizia Panico, 15 gol all'attivo. Ripetiamo, nel Verona c'è anche Silvia Fuselli a quota 11, c'è anche Melania Gabbellini a quota 7, così come Valeria Pironi, Michela Ledri, protagonista di un grande inizio, a 5 gol all'attivo. Ma indubbiamente Tatiana Bonetti per regolarità sembra davvero il terminale offensivo principe dell'attacco veronese. Nel frattempo siamo in pieno recupero, sta per finire il secondo tempo, arriva adesso il duplice fischio, si fa tutti all'intervallo con risultato parziale di Mozzanica 1, Verona 1. Professione Motori rilancia, oltre ai classici appuntamenti del mercoledì e del venerdì, dalla fine di gennaio saremo protagonisti anche tutti i giovedì sera con un nuovo format curato sempre dalla nostra redazione. Ci sarò io, ci sarà Francesco Parente, ci saranno tanti ospiti, ci sarà soprattutto Martina Renna. Emozioni, adrenalina e velocità, tutti ingredienti che faranno parte di Professione Motori Motorsport ogni giovedì sera alle 20.30 su Odeon TV. Non perdeteci di vista. Ne vedrete delle belle. Modestamente. Nasce Eni Diesel Plus, il nuovo diesel che con il 15% di componente rinnovabile contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Abbiamo l'energia per vederlo, abbiamo l'energia per farlo. Nuova Peugeot 208, Move Your Energy. Scegli la best technology Peugeot. 208 con Peugeot ai cockpit e motore PureTech. Engine of the Year 2015. Peugeot. Yeah.
esci dall'ordinario. Entra nel mondo di Citroen C4 Cactus, The Unconventional Crossover. Citroen. Quando sei di fronte alla pagina bianca, non hai una storia. Ce la farò. Deve saper partire per cercare l'ispirazione ovunque. Ci sono fonti di ispirazione inesauribili lungo la strada. Prendi nota. La storia potrebbe avere un legame con Notre Dame. Bisogna solo saper osservare. Stanno arrivando. E arriveranno in centinaia. Forse migliaia. Vogliono una cosa sola da noi. Calciatori Panini 2015-2016, la collezione più ricca di sempre. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Se questo sport esistesse, potresti già scommetterci con Sisal Match Point. Perché il futuro delle scommesse è da noi. Scopri Sisal Live Channel, un canale in esclusiva Match Point per scommettere live su eventi da tutto il mondo. Sisal Match Point. Reinventiamo il gioco ogni giorno. Per noi, fare innovazione per l'ambiente significa saper vedere. Dove c'era una raffineria tradizionale, abbiamo visto una bioraffineria. E dove c'era un diesel, abbiamo visto un diesel nuovo, che grazie al 15% di componente rinnovabile contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Abbiamo l'energia per vederlo, abbiamo l'energia per farlo.